I soldi aiutano a essere felici? I soldi fanno la felicità? O la felicità fa i soldi? Perché è chiaro, se la felicità facesse i soldi, basterebbe ridere, saremmo tutti ricchi. Anzi, più soldi avremo, più saremo felici. Più saremo felici. E più soldi faremo. Questo per dimostrarvi l'assurdità di chi dice che i soldi non fanno la felicità. È vero, ma che intendono per felicità? C'è Gabriele May, che è un idealista, e lui ha voluto vivere per anni una vita da senza tetto, però chiedeva i soldi. E adesso ha bisogno dei soldi, quindi non è felice perché non è autonomo e non riesce più a trovare un lavoro. Ditemi voi se chi dice che i soldi non danno la felicità, se ha ragione. Per me i soldi danno la felicità, perché ci sono cose che non si possono comprare, e io dico per fortuna, ma ci sono cose che si possono comprare. Per fortuna che ci sono cose che non si possono comprare, perché in questo modo nella vita si hanno cose gratis. Ma una persona ricca può scegliere di stare a dieta, un povero invece deve digiunare per forza. Un povero mangia quando può, un ricco mangia quando vuole. Un ricco si compra i vestiti quando vuole e quelli che vuole, oppure uscire da straccione di casa. Un povero, oltre a non avere una casa, magari a vivere in affitto, se tutto va bene, a dover lavorare 24 ore al giorno come un disgraziato, come uno schiavo, non può comprarsi vestiti nuovi. Ogni volta che si compra dei vestiti nuovi è perché gli altri sono ridotti a straccio. Magari se li compra usati a Porta Portese. Un ricco può non andare a farsi le vacanze per decenni o non le ha mai fatte. Un povero, perché ci sono dei ricchi che sono degli spilorci, dei tacagni, degli avari. Un povero invece non va mai in vacanza. Anche perché andare in vacanza significa essere vacanti, vacanti dal lavoro, vacanti dal domicilio, vacanti con rispetto a parenti, amici e familiari. Invece, uno che vive come un barbone, non ha lavoro, non ha casa, magari se ha parenti sono poveri come lui o non lo frequentano. Quindi un povero, non ha conoscenti, non ha vicini di casa, da dove vuoi che sia vacante? Non si può fare le vacanze, perché non può essere vacante. E ci sono tante cose che un povero non si può permettere, a parte il rinunciare a tutto. Voglio caricare questo video che sto facendo con il mio Nokia Asha 302 nel formato suo, perché purtroppo il computer nuovo mi ha comunicato il tecnico che c'ha lo SSD, la memoria solida bruciata, nonostante che io abbia uno stabilizzatore di tensione. Si vede che era difettoso della fabbrica, dopo 2 anni si è bruciato. Allora sto con il Core Duo e Windows 7. Non voglio perdere tempo 1 o 2 ore a editare un video,
quindi questo video uscirà in risoluzione. Intanto qua si vede un cappellino buttato, non so chi lo avrà perso o buttato via. Allora, per non perdere tempo editando questo video che faccio al volo, uscendo di casa, parlando di questi temi filosofici, lo caricherò, per quello faccio un unico video, nel formato 640x480 a 3,2 megapixel che li registra il Nokia Asha 302. Adesso sto arrivando a destinazione, cammino a piedi per il quartierino, non serve prendere la macchina, però ecco, mi raccomando, fate i bravi, guardate tutti i miei video e ve lo dico alla fine perché all'inizio non vi interessa. Se siete arrivati fino qua, iscrivetevi, azionate la campanella anche se magari avete disattivate le notificazioni, commentate, lasciate un like, mi aiuterete moltissimo anche così, condividete il video e se il video uscirà in Premiere, mi raccomando, partecipate in chat con la chat, super chat e sticker. E se potete abbonatevi al mio canale. Io dovrò cambiare il piano di abbonamento perché YouTube mi ha messo in automatico delle cifre sconsiderate. E non è possibile veramente fare qualcosa con questi abbonamenti, perché sfido chiunque a abbonarsi, ha messo delle cifre troppo alte. Allora io sono arrivato, non vi voglio fare vedere dove sono arrivato perché è un segreto di Stato, mi stanno aspettando a me, ma grazie mille per seguirmi. Se non potete abbonarvi, super chat, sticker e super grazie, almeno commentate questo video, iscrivetevi, dategli like se vi piace. Dicono che YouTube sta per cancellare i dislike, già lo ha fatto in pratica, ma toglierà proprio il bottone, metterà un cuoricino come in Instagram e soprattutto le visualizzazioni e gli iscritti del canale. Vuole fare come Dailymotion, come Vimeo, come altre piattaforme, per cui non si saprà in quanti ti seguono e quante visualizzazioni avrà avuto il video. Non so, però se potete guardate questo video, commentatelo e condividetelo, in questo modo mi aiuterete a farne altri. Ciao ciao dal vostro Santen Chan e cercatemi nel web, sotto web tutti i risultati, foto, video e video brevi, troverete un sacco di materiale mio e troverete nei social dove io sto presente anche oltre YouTube tutti i miei canali di YouTube. Cercate anche in YouTube Santen Chan con il filtro canali, vedrete che ho un mucchio di canali molto interessanti. Vi aspetto, ciao.